Da bambina mio babbo mi diceva che i miei sogni erano troppo piccoli e dovevo imparare a sognare in grande. Ho sognato in grande. Sono stata accolta e vista per quello che ero e ho imparato a vedere gli altri per quello che sono. Tutti meritano di essere visti e amati. Tutti meritano qualcuno per essere insieme una famiglia, per tutta la vita che abbiamo davanti. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Di Donatello, buonasera. È Laura Pausini che ha iniziato questo nostro appuntamento. Ciao Laura. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Sei nel questo luogo prestigioso che è il Teatro dell'Opera a Roma. Parte dei candidati sono lì e in parte sono qui con me nello studio 5 degli studi Fabrizio Frizzi. Immagino l'hai cantata molte volte, l'hai cantata agli Oscar, al Golden Globe, ma questa nella tua Italia credo sia un'emozione particolare. Cantarla qua. Lo è davvero. Lo è in maniera presente e
è quasi commovente per me, perché questa canzone fa parte di un film meraviglioso che è La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti e con la meravigliosa Sofia Loren. Per me è un grande onore. Guarda, c'è una persona particolare che ti vuole salutare, è Dario Franceschini, ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo. Dario Franceschini, eccolo qua, buonasera Dario. Buonasera signor ministro. Che emozione. Emozione, bellissimo, grazie Laura, grazie per tutto quello che hai fatto. Buonasera per aver portato l'Italia agli Oscar e, se mi consenti, anche perché l'anno scorso è stata tra i primi cantautori italiani a accettare di leggere senza nome, anonimi, per i 200 anni L'infinito di Leopardi. Lei ha letto la prima strofa, sempre caro mi fu quest'ermo colle, poi tutte le grandi voci della musica italiana, esatto. Grazie davvero. Laura, ti aspettiamo qua da noi, perché è appunto il brano sono che hai cantato. Sono pronta e mi sento molto emozionata di poter partecipare a questo premio italiano del cinema, dell'arte, della cultura del nostro paese, e sono vicina a degli artisti, questi musicisti meravigliosi. Stiamo ripartendo, siamo forti, siamo qui. Ti aspettiamo qua da noi per la tua candidatura. Allora...